Vogliamo fare un minuto di silenzio, per cortesia, per loro. Ricordiamolo questi morti, siamo una piazza così affollata, però possiamo fare silenzio tutti quanti, abbassare il capo, hanno pagato anche per noi. E vogliamo ricordare i bambini ricoverati al Posillipon questa sera, al Santo Bono, gli ammalati che abbiamo nelle nostre case. Non c'è una casa dove non c'è un ammalato di cancro, anzi più di una, a cominciare dalla mia. Siamo veramente stanchi, questo popolo sotto la pioggia battente, migliaia di persone, di giovani, stanno a dire al di là delle parole che siamo un popolo di disperati. Lo diciamo innanzitutto al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Napoletano come noi, napoletano come noi, napoletano come noi, napoletano come noi. Lo diciamo a lui perché... Un mese fa, nel giorno delle quattro giornate, venuto a Napoli a commemorare i nostri padri che scacciarono l'invasore, buttarono a calci nel sedere fuori l'invasore. E io ebbi modo di dirgli: Presidente, guardi che i nostri eroi non sono morti, i figli di quegli eroi stanno ancora qua in mezzo a noi. Ed ebbi modo di dire ieri sera: sono stato a Casal di Principe, dove migliaia di giovani, come questa sera, anche se in forma minore, hanno sfilato per le piazze. A Casal di Principe, non a Tarvisio, non a Fucecchio, a Casal di Principe. Però gli dissi: Presidente, c'era un giovane che portava un cartello che mi ha spaventato. E lui mi ha detto: che cosa c'era scritto? C'era scritto: la camorra ordine, ordina, lo Stato esegue. E se l'ha fatto paura. E allora questo non deve accadere più, ma non accadrà una sola condizione: se lo Stato riprenderà ad essere il nostro padre che si cura dei suoi figli. Noi ancora ci crediamo, noi ancora ci crediamo, noi ancora ci crediamo. Vogliamo, se gridate voi non parlo io, poi non succede niente. Vogliamo che coloro ai quali abbiamo dato fiducia si assumano le loro responsabilità. Questa sera quello che avviene in questa piazza è una contraddizione incredibile. Sono le persone semplici che dicono a coloro a cui hanno dato fiducia: fate il vostro dovere, fate il vostro dovere, fate il vostro dovere. Dovrebbe essere il contrario, per la verità. Dovrebbe essere il padre ad avvisare il figlio quando c'è un pericolo, e invece sono i figli che stanno dicendo al padre: ma ti accorgi che stiamo morendo, sì o no? Ma ti accorgi, il padre Tamayo, ci hai messo a vivere, sì o no? Adesso tutti si nascondono dietro la camorra. La camorra ha fatto solamente il suo mestiere, noi sappiamo, ma non è giusto, non è la verità. La camorra questi veleni non li possedeva, non li produceva. Alla camorra questi veleni sono stati consegnati. Da chi? Da chi? E venivano consegnati da questi industriali a poco prezzo, ben sapendo costoro che fine avrebbero fatto, e adesso stanno venendo a galla. Un mese fa il generale Costa ha tirato fuori 70 fusti da un terreno di Caivano, una sofferenza immensa. E allora, però, ma chi mi deve tutelare? Chi è che mi deve tutelare? Chi deve tutelare i vostri bambini? Se non lo Stato. Stato, fai il tuo dovere,
questa sera in piazza Plebiscito noi ti diciamo: Stato, questa è la parte migliore d'Italia. Ce ne fossero più di italiani così. Questa è la parte migliore d'Italia. Fai attenzione a questa parte, Stato, non la perdere, non la perdere. Noi continuiamo e continuiamo a lottare. Dopo la protesta vengono le proposte, avete visto sti ragazzi, ma che idee chiare che c'hanno sti ragazzi. Guardate, la generazione prima di me ha fatto la guerra per darci la libertà, mio padre è stato in galera per tanti anni, è stato in guerra per tanti anni e poi hanno ricominciato. Voi giovani che venite dopo ci state dando un insegnamento incredibile. La mia generazione passerà la storia come la generazione degli stolti, la generazione del sacco della campagna d'Italia. Sentite, io la smetto, da me non devo preoccupare, questo uomo è un grande uomo. Io mi sento stasera, da me, dillo, scrivilo, fallo sapere a tutti, agli americani e ai russi. Mi sento come un padre al quale hanno stuprato il figlio sotto i suoi occhi e non se ne è accorto. Figlio, perdonami, non me ne sono accorto. Per tanti anni ho fatto il prete e ho pensato che il mio dovere era dirti: abbi fiducia nelle istituzioni. Oggi non te lo dico più, te ne chiedo scusa. Sono, dobbiamo andare alla ricerca, metterli insieme come questa sera, mettere insieme i buoni, ma prendere a fischi e pernacchi coloro che si sono meritati i fischi e i pernacchi. E concludo solamente, mi hanno dato questo incarico e lo faccio. La Chiesa Campana è con voi, il Cardinale Sepe non è qua stasera perché era già... soffrendo insieme a voi, ci siamo con voi e lotteremo insieme, continuiamo ad andare avanti così, non preoccupate, ne sono convinto, qualche cosa succederà, veramente, stasera mettiamo un punto e andiamo da capo, qualcosa succederà. Buonanotte. Grazie.